Eccoci qui, abbiamo Michele Ainis, costituzionalista, scrittore. Michele Ainis ha appena presentato l'ultimo suo libro, romanzo, Trilogia degli specchi. Ci può fare una sintesi di questo suo nuovo testo? In realtà è un testo solo parzialmente nuovo, perché raccoglie tre prove narrative che avevo pubblicato negli ultimi anni e che hanno una identità tematica, è il tema della memoria, del doppio, che spero trovino dei lettori. Io, è difficile dire di più. Certo, Ainis, lei è vicino anche al mondo della cultura, della scuola, dell'istruzione. Abbiamo un nuovo governo in questo momento, si sta preparando, definendo la versione definitiva appunto della legge di bilancio. Cosa servirebbe alla scuola italiana per, a livello legislativo, per risollevarsi, per avere quel cambio di marcia di cui si parla da tempo? Previsto un dimensionamento, però insomma per la scuola non sembrano esserci quelle attenzioni che vengono solitamente fornite in campagna elettorale. Cosa serve a livello non tanto di risorse, ma soprattutto legislativo? Guardi, io credo che la scuola sia stata vittima di un eccesso di riforme, ma che i problemi della scuola non si risolvono cambiando il titolo del film, adesso come si chiama il Ministero del Merito, eccetera, ma intanto restituendo dignità ai professori, e questa dignità passa anche, sarà banale dirlo, ma passa anche attraverso un miglioramento del loro trattamento economico. Perché non è possibile che un professore si trovi in classe guardato con sufficienza da bambini cui genitori fanno, per carità, mestieri importanti, gli artigiani, i commercianti, ok, guadagnando 5 o 10 volte più del professore. Quindi bisogna intanto riallineare gli stipendi dei docenti alla media europea, e siamo sotto. E dopo parliamo del resto. Un'ultima domanda, Ainis. Professore, lei oggi ha detto che non si può barare, non si può bleffare dinanzi a dei ragazzi di 18 anni mentre si insegna. Ci spiega meglio cosa intendeva? Perché i ragazzi hanno occhi vergini, no? Avendo occhi vergini, non essendo, diciamo, troppo smaliziati e condizionati da tutto quello che poi noi adulti facciamo e diciamo, hanno una maggiore capacità di riconoscere quando il re è nudo, come nella favola, e quando ciò che gli viene rappresentato è una mistificazione o una bugia. Quindi, per concludere, il docente deve essere sempre, oltre che competente, preparato, essere se stesso, essere sincero, questo intende? La sincerità e la chiarezza sono, penso, le qualità perdute. Gli intellettuali italiani le praticano assai poco, ciascuno parla difficile per mettere soggezione all'interlocutore, e magari ha ben poco da dire e non vuole che il mondo se ne accorga. Quindi bisogna essere intellettualmente onesti, parlare e scrivere chiaro. Ringraziamo Michele Ainis, scrittore costituzionalista. Voi.